accompagnati dal suono delle nostre gioiose fanfare, sfilano orgogliosi per ringraziare Trento dell'ospitalità, per ringraziare Trento dell'occasione commemorativa che è per la pace, per ringraziare gli alpini di essere fatti per essere, non per apparire. Questa è una regola, è una delle regole alpine, è scolpito sul leggendario stemma araldico del battaglione Alpini Trento. Quindi direi che è un riassunto singolare di una vicenda storica unica che ci ricorda, ancora una volta lo ricorda a voi italiani che siete qua ad assiepare queste tribune, lo ricorda a tutti noi che siamo uniti per donare, che gli alpini e l'Italia sono maritati, come si suol dire, sono indissolubilmente e inscindibilmente maritati, anche se gli alpini amano la propria piccola patria, la propria valle, il proprio paese, la propria comunità, ma in virtù di quella esperienza, in virtù di quel senso di obbedienza, in virtù di quell'appartenere, si riconoscono altrettanto in un'entità superiore, quella che ci dà la linfa, ci dà l'orgoglio, ci dà la cornice generale all'interno della quale poter soddisfare tutti gli interessi e i desideri particolari. Gli ideali dei nostri padri sono il nostro futuro. Grazie sezione di Palmanova per ricordarcelo. E non è mica facile, non è facile riconoscersi e scrivere e portare orgogliosamente questo striscione quando oggi la modernità incalza, quando oggi è tutto il contrario di tutto, quando oggi se non sappiamo usare le moderne tecnologie siamo rimasti all'età della pietra. Quando oggi se parliamo di patria, di famiglia, se parliamo anche di fede, siamo tanto antiquati. Quando oggi nulla è più come lo è stato ieri e probabilmente non lo sarà neanche domani, ma alcuni valori, i valori fondanti dell'uomo devono resistere, devono essere, devono continuare a essere la punta, l'orientamento del nostro mondo e della nostra vita, così come lo sono per gli altri fedeli custodi delle tradizioni degli alpini della Iulia.